Mattia Rizzi, sei partito un po' lentamente ma poi hai recuperato nella seconda e soprattutto nella terza ripresa. Sì, è stato molto complicato, avevo un avversario con svariati chili di differenza ed è stato molto tosto, però ho saputo questo match anche venerdì, però io ho continuato a credere in me stesso con l'aiuto della mia famiglia e dei miei allenatori, a cui devo tutto, veramente. Lui soprattutto mi ha fatto innamorare del pugilato. Beh, hai un bel team, questo qui noi lo conosciamo da tanti anni, ti abbiamo visto combattere, credo che ci rivedremo anche in futuro. Speriamo. Raffaele Di Renzo, ti abbiamo visto dopo 3-4 incontri ogni volta meglio. Grazie mille, sì. Da ogni match impariamo gli errori, andiamo in palestra, guardiamo quelli, non guardiamo le cose che abbiamo fatto bene, perché da lì si migliora e da lì si diventa i pugili forti. E man mano stiamo facendo un bel percorso, anche se ancora lungo e difficile, ci stiamo tenendo tante soddisfazioni tra la nazionale, le finali italiane, i vincitori dei titoli regionali eccetera, pian piano ci arriviamo, l'obiettivo è arrivare poi professionista, man mano con questo miglioramento, con i vari miglioramenti. Stefano Abatangelo, era uno scambio questo sul ring che serve per capire se si può arrivare a qualcosa di più. Si può arrivare? Guarda, avevo bisogno di testarmi comunque perché era da parecchio tempo che non riaffrontavo sinceramente gli allenamenti in un certo modo e ero fuori peso, quindi sono dovuto rientrare un pochino in tutte le situazioni. Non è facile molte volte trovare quel mordente a 41 anni, però ho cercato di costruirmi da solo, con l'aiuto comunque della palestra, dei compagni, il mordente che ho anche nel contorno da allenatore, a cercarmi di nuovo uno spazio, cercare di nuovo quella voglia di mordere, quella voglia di dover soffrire davanti a un sacco, davanti a una corsa, davanti a uno sprint. Posso garantire che non è facile, però l'ho trovato, il mordente stasera per fare ce l'avevo di nuovo, è chiaro che rispetto ai livelli in cui sono stato sono ancora una percentuale magari del 60-70%, ma non era questa la serata in cui dovevo dimostrare di essere al top, ma sicuramente in altri momenti dovrà essere trovarmi di fronte a una degli avversari più duri, degli avversari più difficili dove mi possano mettere in difficoltà, però quello deve essere un titolo per chiudere la carriera brillantemente. Non è che non abbia più la voglia, però comunque sia, se vuoi fare, organizzare, mandare avanti i dilettanti e tutto quanto, certamente non puoi andare avanti in eternità, però anche perché comunque è un lavoro, quindi mi dedico anche a quello, oltre che alla famiglia, a tutto quanto contorno. Noi siamo qui perché ci crediamo, conosciamo The Hammer da tantissimi anni. Prossimo appuntamento speriamo che sia quello... Sì, un titolo, vorrei che fosse un titolo per coronare questi 29, quasi 30 anni di carriera e comunque
chiuderla in questa maniera, in questo modo.